Ciao a tutti e bentornati dall'Arisman 5, carissimi. Oggi è nuova trailer reaction. Oggi andiamo a guardare insieme il trailer di Spider-Man nel Ragnoverso. Qualcosa un po' diverso dal solito, perché non è un film del Marvel Cinematic Universe, è qualcosa un po' diverso, però c'è Spider-Man, quindi non potevo non fare questa trailer reaction. Comunque ragazzi, e niente, e voi siete pronti? Credo di sì, le cuffie ci so, vabbè, sempre solita roba, io ci so, 3, 2, 1, play! Spider-Man Official Trailer. Iniziamo! Allora ragazzi, eccolo, ta! Natale 2018, mamma mia. Mamma mia, il ganso! Incredibile! Indossa la maschera. Niente male, niente male. Into the Spider-Verse! Incredibile ragazzi! È un trailer un po' strano, perché per essere il trailer ufficiale è un po' corto, però ragazzi, è ganso. Allora, iniziamo a dire che è un cartone animato. Sì ragazzi, non è un film, ma è un cartone animato. La Sony vuole fare qualcosa di nuovo ed è ganso, perché è un po' mezzo 3D, mezzo fumetto, mezzo 2D. È figo questa cosa, mi casa, incredibile. Però ragazzi, non vedremo più Peter Parker, non c'è il solito Spider-Man che tutti conosciamo, c'è Miles Morales, lo Spider-Man afroamericano, come avete visto in fondo, insomma, è di colore e insomma è ganso, perché io ho letto i fumetti di Spider-Man Miles Morales ed è una storia ganza, cioè come c'è una tomba di Peter Parker, cioè Peter Parker muore ragazzi, è ganso, non vi voglio dire niente ai fumetti perché molto si saranno ispirati a quelli e io vi consiglio di leggerlo perché è ganso, ce ne sono tanti, quindi li trovate ovunque. E ragazzi, non abbiamo visto bene il cattivo, però il cattivo comunque è quello sulla moto ed è Prowler, ovvero Aaron Davis. Chi è Aaron Davis? È suo zio. Non vi dico altro, leggetevi il fumetto che è ganzo. Comunque ragazzi, prima di lasciarci volevo dirvi che mia la Sony vorrà dare del filo da torcia a Marvel. Perché dico questo? Perché per il semplice motivo che in Spider-Man Homecoming abbiamo incontrato già Aaron Davis, che è lo zio, insomma, come vi ho già detto, di Miles Morales. E quindi ragazzi, anche la Marvel Cinematic Universe vuole introdurre Miles Morales. Ma se la Marvel Cinematic Universe vuole introdurre Miles Morales, ma ora hanno fatto, faranno insomma a Natale del 2018 il film cartone animato di Miles Morales, chissà, secondo me la Sony vuole tirare un colpo basso alla Marvel, speriamo di no. Comunque ragazzi, credo prometta bene, mi casa, interessante. E poi ragazzi, questo film uscirà il Natale del 2018, non me lo sarei mai aspettato, ma ancora non abbiamo visto il trailer del film Venom, che uscirà a settembre, quindi, cioè, è strano. Vabbè, comunque ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, spolliciate qua accanto, iscrivetevi qua sotto a dare un mio fantastico video come sempre, e noi ci si vede con un prossimo video, ciao!